Ciao, sono Valerio Novara. Dopo Peppa Pig, il personaggio con due mamme, un altro classico della TV dei ragazzi, ma che piace anche agli adulti, sceglie la strada dell'inclusività. Stiamo parlando di Scooby-Doo, che nell'ultimo capitolo della saga, sarà intitolato Trick or Treat Scooby-Doo, che andrà in onda dal 16 ottobre sulla piattaforma HBO Max, per ora non disponibile in Italia, mostra il coming out di Velma Dinkley, che resta vittima di un colpo di fulmine nei confronti della designer Coco Diablo. Per la verità, che la cervellona con gli occhialoni e vestita sempre con una gonna rossa e una maglia arancione fosse lesbica, lo si era sempre sospettato. Tanto che lo stesso James Gunn, sceneggiatore dei primi film dal vivo di Scooby-Doo, lo aveva confermato in un'intervista a Variety, raccontando però che la produzione si era sempre mostrata restia all'idea di svelare l'omosessualità di Velma. Racconta che nel 2001 Velma era esplicitamente gay nella sceneggiatura iniziale, ma la produzione ha tenuto le acque calme facendola diventare ambigua nella versione girata, poi niente nella versione uscita e alla fine aveva un fidanzato nel sequel, se ben ricordate. Ora però i tempi sono cambiati e il personaggio creato da Anna e Barbera è libero di vivere la propria sessualità alla luce del sole, anche se il suo coming out, per quanto atteso, non ha incontrato consensi unanimi dall'altra parte dell'oceano, dove sono in molti a sollevare obiezioni sulla scelta di modificare comunque la linea di narrazione di un film in nome del solito politicamente corretto ad ogni costo. Io credo che in molti avrete insomma da ridire su questa cosa e che ci siano commenti, svariati commenti sul web che avrete sicuramente letto e che riguardano questo comunque amato personaggio di Scooby-Doo. E sempre di più vediamo che nel cinema ci sono personaggi che vengono rappresentati con una forma di sessualità, con delle caratteristiche che negli anni 90 erano impensabili, e dico anche meno male perché comunque ci si adatta anche alla realtà, alla quotidianità che viviamo tutti i giorni, e parlarne credo sia importante almeno quanto non renderlo un tabù ad ogni costo. E per le polemiche, credo che siano sempre polemiche molto sterili e che siano fine a se stesse. Però voglio anche sapere cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti qui sotto, iscrivetevi al nostro canale Ciacchiazione se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video che faremo che riguardano le news e le recensioni di film e serie TV, e seguiteci su Facebook e Instagram di Ciacchiazione.